Signor Sepe, che piacere vederla dopo tanto tempo. La vedo un po' agitato, un po' nervoso. Ma qual è il suo problema? Dottor, io sono un po' agitato perché mi sta succedendo un fatto strano. Dottor, io parlo al dottore, ma parlo anche all'uomo di mondo. All'amico? All'amico. Mi consenta, all'amico. Io dovete sapere che io ieri stavo sul lavoro, al lavoro. Mi senti poco bene. Piglia e torna a casa. Torna a casa, dottore mio. E chi trovo? Quella svergognata di mia moglie a letto con un uomo. Non ci volete più, dottore. Eh certo. A un certo punto piglia la pistola, stavo sparando. Che dice, no, Salvatore, che fai? Calmati, pensaci bene, fai una cosa, prima di sparare, vai al bar, prenditi un caffè e poi vieni qua. E così fece. E tu ballo, mi chiedo un caffè, poi torno a casa, chi mi sta aiuto, non ci penso io. Bravo, signor Sepe, lei è un uomo saggio. Grazie. Un uomo saggio. Sì, ma non è finito, dottore. No. No, perché il giorno dopo, andata a volte, devo tornare a casa. Mentre stavo tornando a casa, chiacchiappa sta disgraziata, andata a volte, rindurietto con un altro uomo. Un altro? Sai, c'è tirò, stavo da faccia fuori, mi chiami, sto rasse. No, Salvato! E che fai? No, pensaci un po'. Pigliate un bar, pigliate un caffè e torna a tenere qua. Un altro caffè? Io ho fatto così, e così il terzo giorno, un terzo uomo. Dottore, io mi volesse sapere. Dite. Ma tutti sti caffè, ma questo ne fa male a me.